chiedevo se i miei ricordi andavano per il verso giusto, perché questa canzone è anche in Cruel Intentions. Non so chiediamo... se ci può aiutare la nostra ospite, lo è? Bravissima Flavia. Yeah. No, non da fan dei Counting Crows, ma da fan di Cruel Intentions, tantissimo, però vabbè. Bravissima ulteriormente. Bene, Chiara Nicoletti, il nostro, uno dei nostri riferimenti cinematografici, sì, che della in vita. Questo della vita, sì, in sì, generale, sì, che in questo momento belli. Si trova a Venezia. E si sente forse dello sciabordio. Sì, sono vicinissima al palazzo del cinema, al Casinotto, la sta passeggio avanti e indietro mentre vi parlo. Bene, bene. Non inciampare. Al sole. Ok. Com'è questa Venezia? Tu ce l'hai raccontata subito dopo la conferenza stampa. La nostra precedente telefonata si è conclusa con "finché non ci metto piede non ci credo". Adesso? Tu così hai detto. Adesso? Ci ho messo piede a una cosa non si crede, all'ordine. All'ordine che c'è inevitabile, perché ovviamente, come potete immaginare, si riparte, ma le persone che ripartono per una serie di ragioni sono minori a quelle certo, degli altri anni, però un ordine dovuto anche al fatto che, appunto, per le regole che ci eravamo dette anti-Covid, si prenotano le proiezioni, le conferenze stampa tutte pure online, okay, a 72 ore dall'inizio, e quindi questo comporta che già sai dove ti dovrai sedere. E sai anche, scoperto stamattina, che ci vorranno semplicemente 10 minutini in fila per farti fare la misurazione della temperatura e poi farai al tuo bel gelo, perché qui il gelo non manca nelle sale con l'aria condizionata, quasi in solitudine a vedersi il film. Che ti fanno venire influenza dentro la sala invece del Covid. Sì, vabbè. Sì, io ho una sinusite non Covid che mi porterò credo per tutti i 10 giorni, perché non c'è verso di superarla. In più, adesso c'è un bel sole, ma ieri sera e nel pomeriggio si alza il vento, che dopo un po' diventa un po' molesto. E ma questo citato, è un in più che vi ho voluto regalare. Citando Miyazaki, che passò da Venezia, si alza il vento e pur bisogna andare, come diceva lui. Esattamente, e sì, noi andiamo. Io sono andata a vedere l'Asti, l'apertura di stamattina alle 8:30, un po' strana, ecco, la sensazione, ecco, come vi dicevo, di ordine a cui non siamo abituati, perché molto siamo poco italiani. Sì, siamo abituati al caos, alla caciara nel senso dei fan. Altra cosa strana, forse ne avrete sentito parlare o ne avrete letto, ma il red carpet c'è, ma non si vede, perché è stato eretto un muro. Inutile dire che è stato eretto per due ragioni principali. La prima è che ovviamente tutti gli altri anni al red carpet corrispondeva una folla che si accalcava per vedere, certo, i propri idoli. Era proprio l'assembramento. Era proprio un assembramento per eccellenza, sì, che seppur bello, come vi dicevo, molto caloroso e festivaliero, non andava proprio bene con le misure di distanziamento che dobbiamo tutti mettere in atto. E però è stato mantenuto il red carpet perché, diciamocelo, anche se questa mostra è un po' più cinefila, è più dedicata ai film invece che al glamour, ci sono i famosi giornalisti di colore, e anche noi probabilmente ne parleremo, che hanno bisogno un po' di vedere per la prima volta le star grandi e piccole sfilare con le mascherine di colori e delle texture più disparate. Quindi secondo me stasera vai, che secondo me su Gente parte lo speciale mascherine di Venezia. Quanto c'è? No, insomma, ma è venuto una sì, cosa a caso. Ma io sono sicura, cioè i femminili, giustamente, l'unica maniera che avranno, certo, di, secondo me, credo, di seguire questa mostra e portarsi a casa una copertura degna di questo nome sarà puntare su quello che è di diverso da quest'anno, a partire dalle mascherine con le paillettes. Mi sta venendo in mente un'idea che... No, non lo voglio sapere. Che cosa hai visto finora da questo punto di vista, diciamo, di colore? Ho visto, in realtà, una nota carina. Ho visto molti con mascherine in pandan, ecco, con i vestiti. Giusto. Devo dire, molte paillettes, più mm-hmm, di quelle che mi piacciono. Io sto di chirurgica, quindi proprio stranamente, pur essendo una fashion victim dichiarata, però vado di chirurgica per comodità, e invece c'è chi ci ha pensato un po' più su di me,
quindi bravi, bravi chi lo sta facendo. E una cosa molto strana, devo dire, a proposito di mascherine, è vedere oggi il cast di Lacci, sì. Quindi Luigi Locascio, Laura Morante, Silvio Orlando, appunto Daniele Lucchetti, il regista, vederli indossare una mascherina anche quando parlavano. Ah. Sì, no, beh, su, e noi giornalisti pure, quindi una sensazione ovattata di stare lì ma non stare lì. Oltre al fatto che si va in ipossia, che è un attimo mentre stai facendo l'intervista, lo so perché stavo per cascare a terra io questo weekend mentre intervistavo Veronesi, però va bene. Una nota positiva forse vi sarà divertente saperlo e forse interessante per chi ci ascolta, perché credo ci sia ancora tempo per prenotarsi. In 100 sale italiane, quindi sicuramente anche a Roma, ci sarà la possibilità di pagare un biglietto per vedere in diretta la cerimonia di premiazione e vedere con noi, quindi con il pubblico, l'anteprima di Lacci stasera. Bello. Bene, quindi bene. Non so bene quali sono le sale, ma immagino che si possa cercare. Sì. Questa è la prima volta che succede, l'accordo tra la mostra e le sale un po' più di sé, per favorire una ripartenza anche del cinema indipendente e non solo quello dei blockbuster mainstream che abbiamo visto riprendersi con Tenet. Ti confermo, io ho scritto qualcosa su Google, è uscito che ufficialmente alle 16:45, e perlomeno per la città di Roma, ci sono 3 sale che trasmettono, quindi c'è un collegamento satellitare, immagino, non c'è il DCP che parte, e appunto il film di Lucchetti, che uscirà il 2 settembre, oggi ufficialmente, sì. Ma poi prenderà un altro, tutta la circuitazione normale nei cinema. E, sarà il 1 ottobre. Per quanto riguarda invece le celebrità, io l'unica cosa che sono riuscita a intercettare è l'arrivo di Tilda Swinton. Ne abbiamo parlato anche diciamo l'altra volta che ci siamo sentite. Lei ovviamente con mascherina e tutto poteva essere chiunque, perché tra gli occhiali da sole e la mascherina, vabbè. Sì, non ci stiamo riconoscendo, lo so. Però ha fatto un gesto, insomma, che ha ricordato un personaggio importante, un attore importante, scomparso questa settimana. Immagino che se ne sia parlato parecchio là fra tutti, diciamo, esperti, che è Chadwick Boseman, una scomparsa che ci ha colpito soprattutto per la totale, almeno per quanto riguarda, totale sorpresa e la giovanissima età. Non sapevamo niente, lui è veramente un eroe. È stato eroe. Era molto amato, evidentemente, perché c'è stato un giro anche, diciamo, di apprezzamento un po' per il ruolo in un film che è obiettivamente importante per la rappresentazione, soprattutto adesso, di una popolazione che è quella afroamericana, e che sicuramente è un supereroe che ha un peso simbolico enorme. Assolutamente. Sì, però è anche una persona, da quanto ho capito, con un grande cuore, che ispirava grandi gesti, grande stima, e devo dire che anch'io personalmente non l'ho mai intervistato, mai incontrato, però mi ha preso proprio male. povero, sì. Come dire, quindi, però tornando alle tre che sono arrivate, devo dirvi che ho intravisto Kate Blanchett, quindi ragazzi, era lei, non è che era una, perché lì era... No, la mascherina, non mascherina, si capiva. Okay. Non si può imitare quella pill. Domanda flash: è inimitabile. Ma dato che potete seguire le avventure, ma anche il lavoro di Chiara Nicoletti su Fred.fm in diretta, anche in questo momento, come fate le interviste? Cioè, il radio? Le interviste, allora, anche in radio, forse chi mi ha seguito negli anni passati sa che noi, da Official Radio Internazionale, web ufficiale della mostra, abbiamo una nostra postazione al palazzo, cioè significa che dopo le conferenze stampa, comunque i talent della selezione ufficiale vengono da noi a farsi una brevissima chiacchierata live. Quest'anno fino all'ultimo avevamo paura che non accadesse, in realtà invece ci hanno ampliato la postazione, quindi è diventata, non dico il doppio, ma più o meno, per permetterci di, appunto, di garantire il distanziamento. Quindi ci siamo organizzati, lo vedrete, ho fatto già una diretta con Federico Spoletti e Angela Prudenzi, con cui facciamo una trasmissione giornaliera, e vedrete che in poche parole fra poco saremo seduti con due sedie da regista a distanza, con dei microfoni che potremo
evitare di toccare, e l'unica regola che ci hanno imposto, oltre a questa del distanziamento, è quella di avere un talent alla volta, quindi okay, niente okay, più blocchi di delegazione a far chiacchierare con me, ma uno alla volta. Quindi per esempio per l'ACI oggi io mi aspetto di farvi una breve chiacchierata con Daniele Lucchetti e un'altra breve chiacchierata con il protagonista Luigi Locascio. Beh, mi sembra che comunque sia andata, vi abbiano ben sì, preparati bene. Sì, per ora sulla carta siamo preparatissimi, sì. Ora quando avrete finito, noi staremo iniziando, ecco, guardateci e pregate per me. Fred Film Radio su Facebook, grazie, YouTube, ma anche sul sito. A proposito di Tilda Swinton, domani alle 22:30 per il pubblico, forse un pochino prima per la stampa, verrà mostrato il film, anzi il mediometraggio, perché sono 30 minuti, di Pedro Almodovar con Tilda Swinton. E a proposito di Tilda Swinton, ho scelto, influenzato dai suoi lavori con David Bowie, un brano dove non c'è lei ma c'è Marion Cotillard, David Bowie in tutta la sua beltà, e anche un certo Gary Oldman, quindi buttali via, tutto lo meglio. Oddio, che meraviglia. Grazie Chiara. Mille Chiara Nicoletti, a presto, buon ciao, festival, a presto. Ciao ciao ciao.